ragazzi, io sono la Vero e bentornati a Venerdì con Vero Zio. Ammettiamolo, ormai viviamo in un mondo dove le serie TV hanno conquistato la nostra vita praticamente. Non importa se sono belle, se sono brutte, se sono lunghe, se sono corte, sono ovunque e nessuno ha più tempo di guardarle tutte. Ed è anche un motivo per cui quando faccio una recensione di una serie TV non do un voto. Primo, perché ogni singolo episodio avrebbe il suo voto tecnicamente, e secondo, è una grandissima richiesta di tempo per guardare un'intera serie. Non è come un film, 2 ore e mezza, fatto, boom, visto. No, soprattutto se sono serie che ormai vanno avanti da anni e anni e anni, che in alcuni casi inevitabilmente vengono messe da parte. Ebbene sì, oggi parlerò delle serie TV che per un motivo o per un altro ho smesso di guardare. Quindi che cosa aspettiamo? Riempiamoci di caffeina e iniziamo questo elenco. La prima serie di cui voglio parlare, Mad Men, ho visto un paio di episodi, non mi ha preso e ho smesso di guardarla. Semplice. Sapendo soprattutto che c'erano tantissime stagioni davanti a me da recuperare, ho fatto, sai una cosa, guardiamo altre cose. E tutti ne parlano veramente tanto bene, cioè Eric l'ha finita, io invece niente. Ma se volete provare a convincermi a guardarla, fatelo pure nei commenti, fatelo pure con tutte le serie che nominerò in questo video. Soprattutto per queste di cui ho visto solamente un paio di episodi. Un'altra è una serie di sfortunati eventi della Netflix. Non mi ha preso, mi ha stufato immediatamente. Sarà il tipo di humor dark, sarà la cattiveria generale della serie. Mi soffocava per certi versi. E anche lì, tantissimi ne parlano bene, tantissimi lo adorano. Mentre a me non mi ha preso. Un'altra serie Netflix di cui ho visto qualche episodio e poi ho detto no, vabbè, basta, è The Defenders. Per carità, bellissimo l'uso dei colori per far capire di che supereroi si stia parlando, è una cosa che ho apprezzato molto. La difficoltà nel riunire tanti personaggi supereroi in una sola serie. Però ragazzi, sono arrivata all'episodio in cui sono nel ristorante cinese e parlano e basta. A quel punto ho detto, sai una cosa, questa serie mettiamola da parte. Fosse stata disponibile per il download, probabilmente l'avrei guardata avanti. Però il fatto che non lo fosse è stato il colpo definitivo per smettere di guardarla. Ma ora basta parlare di Netflix e torniamo ad una serie classica. E questa serie è Dexter. E so che moltissima gente ha smesso di guardarla tipo più avanti, non so, 8ª stagione, ne parlano male, non mi ricordo, vabbè. Io no, io ho visto la prima stagione, l'ho adorata con tutta me stessa. Come ben sapete, mi piacciono le serie, film che parlano di serial killer, come funzionano, mi piace l'analisi psicologica. E questa serie aveva un punto di vista molto originale, cioè era un serial killer che è il protagonista, perciò tecnicamente è buono, però è un antieroe, perché si ammazza le persone, ma solo quelle cattive, e allo stesso tempo indaga altri crimini per arrestare criminali. È geniale come concetto, veramente interessante. Però poi arriva la seconda stagione dove, spoiler, non riesci più a uccidere le persone. E io, scusate se posso sembrare macabra, però adoravo quando uccideva le persone, tutto il suo coso, cercare di coprirlo, e non ammazza più. Il mio principale punto di interesse era scomparso nel nulla, e quindi ho fatto ciao ciao Dexter, sto bello conoscerti. Ed ora parliamo di serie di cui ho visto un bel tocco, un bel pezzo, un bel paio di stagioni, che ero presa, ero dentro, ma che poi pian piano nel tempo mi hanno annoiato sempre di più, mi hanno fatto perdere interesse e ho detto abbiamo passato tanti bei momenti insieme, penserò sempre felicemente ai ricordi di noi due insieme, però questa storia non può andare avanti. Però possiamo rimanere amici, eh? Ed in questa categoria dal nome lunghissimo ricadono soprattutto Gotham. Ho fatto un video, uno dei miei primissimi video, ero io che difendevo a spada tratta Gotham dal resto di internet a quanto pare, e adesso non la guardo più. Dopo l'ennesima resurrezione di personaggi ho detto, sai una cosa, questo sta andando troppo nell'esagerato per me. Era divertente, era campy, era assurda, era massi dai, però ogni volta che moriva qualcuno dicevo tornerà in vita. Che sia alla fine un po' come anche nei fumetti vagamente, cioè che continuano a morire i personaggi principali, però poi tornano in vita, perché ovviamente non puoi uccidere Superman o Wolverine o Captain America, eccetera eccetera. Wink wink Avengers Infinity War, wink wink. E quindi boh, ha perso secondo me quel bel equilibrio che aveva all'inizio ed è andato nell'assurdo totale, e questo mi dispiace. Però di nuovo, ricorderò sempre con felicità tutti quei bei momenti. Altra serie che mi piaceva un casino, American Horror Story. Adorata fino a Freak Show. Hotel era così così, salvabile. E poi arrivò Roanoke.
che tutti amano. Io nel primo episodio ho detto: ma che cavolo sta succedendo? Che è sta roba? E lì mi ha perso di brutto. Primo episodio ho detto: vabbè, ok, che poi so come va avanti più o meno la storia, però anche sapendolo, quell'episodio mi ha ucciso. Nel frattempo è anche uscito American Horror Story Cult, non ho visto un episodio, il mio interesse è morto. Di nuovo, se voi me li consigliate animatamente nei commenti, proverò a dargli un'occhiata, proverò a recuperarle, però al momento non ne vedo il motivo. Ed ora parliamo di un caso molto particolare, del perché ho smesso di guardare la serie, e questo è il caso Orphan Black, seguita animatamente dalla prima alla penultima stagione, presissima. La penultima era vabbè, stiamo un po' arrampicando sugli specchi, la stiamo annacquando un po' per allungarla, e poi passa tanto tempo ed esce la quinta stagione. Guardo il primo episodio e sono completamente persa. Non so che cosa stia succedendo, non so chi sono queste persone, non so come quella è arrivata lì, non so perché insomma, confusa da morire. Dicevo, che sta succedendo? Eric pure più confuso di me. E basta. Ha detto, ok, va bene, lasciamo stare. Non avevo voglia di riguardare la quarta stagione per capire cosa stesse succedendo. Potrei guardare un riassunto, in effetti, della quarta stagione per mettere insieme tutti i punti e finirla definitivamente. È magari una buona idea, magari lo farò. Ed infine, per chiudere definitivamente questo elenco, non posso non parlare di The Walking Dead. Mi piace troppo parlare di The Walking Dead, perché ho smesso di guardarla ancora prima che Negan arrivasse. Ho visto l'episodio in cui c'è Negan che spacca la testa alla gente e basta. Perché ormai ti conosco. Ti conosco, Walking Dead, ti conosco, cara mia. So che io potrei guardare il primo episodio, l'ultimo episodio di una stagione, e non perdermi assolutamente niente e vedere i momenti migliori tranquillamente. E mi fa semplicemente sorridere vedere tutti questi articoli in giro che parlano: ah, io ho smesso di guardare Walking Dead, ah, gli ascolti sono in discesa, eccetera, eccetera. Perché sì, è la stessa storia ripetuta 20 volte di fila. Ho fatto un video, anche lì uno dei miei primissimi video, un casino di tempo fa, sul perché ho smesso di guardare Walking Dead, e a quanto pare questa storia continua e non c'è nulla, nulla che possa farmi ricominciare a guardarlo. E no, non ho visto neanche un episodio di Fear the Walking Dead, sinceramente non me ne potrebbe fregare di meno. Ed è con quest'ultima serie che sorseggio il mio caffè e vi richiedo se mi sbaglio, se devo recuperare alcune di queste serie, perché veramente ho bisogno di buona televisione, tutti hanno bisogno di buona televisione. E quindi se mi sto perdendo delle perle, vi prego, fatemelo sapere. Per il resto spero che questo video vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere con un bel mi piace, condividetelo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona qua sotto, potete trovare i miei social. E per oggi è tutto, un bacione e alla prossima.